Buongiorno e ben ritrovati. Oggi un'altra ricetta pensata per le prossime festività. Questo albero di Natale salato, con una base di pasta frolla salata, appunto, e poi farcito con crema al formaggio e pesto e decorato con tanti altri ingredienti. Voi potrete scegliere quelli che più vi piacciono e sarà un antipasto semplice e originale da portare in tavola per queste feste. Inizio preparando la pasta frolla salata. Rompo in una ciotola un uovo, aggiungo 2 cucchiai, che saranno circa 25 grammi, di parmigiano e inizio a lavorare. Una volta che ho eliminato tutti gli eventuali grumi del formaggio, posso aggiungere l'olio. Questi sono 100 ml d'olio di semi. Aggiungo poi un cucchiaino di sale e una macinata di pepe. Poi inizio ad incorporare la farina. Questi sono 250 g di farina 00. La aggiungo in 2-3 riprese. Insieme all'ultima farina aggiungo anche un cucchiaino di lievito per impasti salati, tipo il mastro fornaio, benissimo. E aggiungo anche l'ultima farina. Continuo a mescolare un po' con la forchetta e poi passerò ad impastare sulla spianatoia. Quindi metto tutto l'impasto sul piano e lo lavoro con le mani. Nel giro di pochi minuti otterrò un panetto e abbiamo ottenuto il nostro panetto di frolla salata. Ora questo, qualora doveste sentirlo troppo morbido, basterà aggiungere un po' di farina. Comunque, ecco, deve essere morbido, che si lavora, ma non deve attaccarsi sulle mani. Quindi regolatevi, se è troppo morbido, appena un cucchiaio, 2 di farina. Ho messo poi la nostra frolla su un foglio di carta forno e con un mattarello inizio a stenderla e devo dargli una forma rettangolare. Contenendo l'olio, questa frolla non ha bisogno di riposo, ma può essere subito stesa. Mi aiuto con il mattarello per avere dei bordi il più regolari possibili. Poi comunque potrò rifinirli con il coltello. Ecco, e ho ottenuto un rettangolo più o meno della dimensione di un foglio, di un A4. Adesso su questo foglio vado a disegnare un albero di Natale. Se vi sentite sicuri potete disegnarlo anche a mano libera direttamente sulla frolla. Io lo disegno prima su un foglio e ho ritagliato la mia sagoma dell'albero di Natale. La posiziono al centro. Qui poi attaccheremo una stella, quindi va bene anche se non c'è proprio la punta. E anzi, sfrutto tutta la grandezza della pasta frolla, tagliando anche leggermente più grande. E questi naturalmente non li buttiamo, perché ci serviranno. Così.
mi tengo circa mezzo centimetro oltre la sagoma. E tolgo la sagoma. Posiziono questa sulla teglia e tengo un attimo da parte. Poi stendo di nuovo la pasta frolla che è avanzata. Tengo il piano leggermente infarinato. E ritaglio anche una stella. Potete utilizzare anche uno stampino per biscotti a forma di stella, se ce l'avete. Ecco qua la nostra stellina. E posiziono la stella qui sull'albero. E con la frolla avanzata faccio dei cordoncini da mettere lungo tutto il perimetro dell'albero. Ho fatto tutti i bordi, posiziono anche l'ultimo. E in forno a 180 gradi in modalità statica. E la base della crostata è pronta. Ora mi occupo della farcia. Questi sono 200 g di formaggio spalmabile che mescolo con 100 g di pesto. E metto questa crema sull'albero. Mi aiuto con un cucchiaino, così sono più precisa. Sulla stella mettiamo invece un po' di maionese. Quelli che vedete intorno saranno tutti gli ingredienti che utilizzeremo per decorare l'albero. Quindi un peperone giallo che ho semplicemente fatto a filetti sottili e fatto cuocere con sale e olio in padella. 80 g di salame a fettine che poi ho tagliato in questa maniera. 150 g di ovoline. 100 g di pomodorini ciliegini tagliati a metà e conditi soltanto con sale e olio e delle olive. E inizio proprio dalla stella. Prendo i filetti di peperone, li arrotolo un po' e li posiziono sulla stella. E adesso inizio a decorare proprio l'albero. Le mozzarelline. Le olive. E le fettine di salame che arrotolo così
inserisco nel pesto. Peperone. E riempiamo tutti gli spazi rimasti con gli ingredienti che abbiamo ancora, fino a terminarli tutti, a riempire tutti gli spazi. E la nostra crostata salata a forma di albero di Natale è pronta. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto.